Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo killer video. Finalmente sono tornato anche qua su YouTube. Per chi mi segue su Instagram sa che sono fermo da qualche mesetto, precisamente da inizio luglio per un problema al mio polso. In questi periodi ho fatto un sacco di visite, un sacco di esami, risonanze magnetiche, raggi, eccetera, eccetera. E alla fine ho scoperto che avevo una tendinopatia al polso molto acuta. Però ora sono tornato, sono quasi al 100%. Quest'oggi, come potete vedere, siamo a Verzuolo. Sto furgonando insieme a Filo per fare qualche discesina perché scorsa settimana i ragazzi qua di Trailbuilder di Verzuolo sono venuti su, hanno sistemato tutti i trail, sono tirati a lucido, ragazzi, è una roba assurda, non li ho ancora provati, per farvi vedere anche i sentieri che ci sono qui, in modo che magari potete anche venire voi a girare. Quindi direi di non perdere altro tempo, vi metto sulla mia capoccia e si vola. Ok, questo è il primo trail di giornata e siamo sull'off-road. Wow! Sono un po' rigido perché è la prima discesa. Let's go! Porco due! Rischio! Wow! Ieri ha piovuto, in alcuni punti è un po' slippery. Qui un bel rilancio, leggermente in salita, che vi spezza in due. Ora c'è il mio pezzo preferito. Che bello! Che velocità! Qui non so mai da che parte andare, perché di qua di solito è chiuso e di qua invece no. Però è pulito, quindi proviamo ad andare di qua. Interro qua! Wow, bellissime queste curve qua. Qua sotto l'acqua ha fatto un po' di disastri. Ci sono diversi canali, meglio rallentare. Trail concluso, molto bello. Ora si va al furgone e si risale. Bene ragazzi, qua siamo su Banzai, si vola! Wow! 9 curvette qua, bellissimo! La prima parte ha diversi saltini molto molto carini, poi sotto inizia a essere bello bello stretto, ci si diverte sotto. Vacca, che bestie, bellissimi. Ora tra poco c'è un bel gap abbastanza grossino e poi iniziano le curve strette. Ha ceduto, si prosegue, non si molla. Ok, ma mi sembra che non frena la minchia, scivola troppo. Oh, sì, scivola abbastanza, assurdo. Qui c'è un bel pezzettino, bello impegnativo. Faccio con calma perché si scivola. Sembro un pagliaccio oggi, non riesco a scendere.
Madonna, se scivola. Ultimi tornanti qua sotto, sempre strettini. Wow, nice. Olè, trail concluso. Molto bello, ma mi sono trovato molto bene perché in alcuni punti scivolava molto ed era anche bello ripido, quindi non benissimo. La parte dei salti, quella iniziale, è sistemata da Dio. Curvette sotto invece sono rimaste così, che avevano un po' di canala. Quelle curvette esterne infatti sono caduto perché praticamente ho fatto l'anticipo sull'ultima. Poi ho fatto in uscita, praticamente sono andato a precaricare sull'anteriore per alzarla, no? Sì. Per alzarla, allargarmi e buttarmi dentro la sinistra. Solo che c'era poca sponda, la terra ha ceduto e sono salato per terra. E ora si risale e si va a fare banzai. No, cosa che devo fare? Rasoio. Eccoci qua, proprio di qua parte il rasoio, praticamente poco più di sud di Banzai, perché Banzai è giusto lì sotto. Questo trail è molto molto figo, super allenante, infatti vengo moltissime volte qua ad allenarmi, anche abbastanza impegnativo. Ok, ci siamo, 3, 2, 1, dropping! Bello qua, tutto sistemato, che figata, grandi ragazzi. Guardate che passaggio questo qua, molto impegnativo, ma veramente un sacco allenante. Yeah, qua è scivolosissimo, scivoloso. Ah, sbagliato. C'era una radice lì nella curva. Ah, qua non me lo ricordo. Non me lo ricordo molto bene. Ah, bello questo pezzo, sembra di essere in Liguria sul roller coaster. Staccata! Belli sti saltini. Ah, qua è bello scivoloso. Ok, e si finisce così anche il rasoio. Ai 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 ragazzi, pure i vigili del fuoco. Sono talmente forte che ho fatto le scintille con le ruote dietro, ha preso fuoco tutto il bosco. Sorpasso prepotente, signore e signori. Che gas. Eccolo lì. Oh, buongiorno. Anche questa molto molto figa. Questa penso che sia quella che è stata più lavorata. Aveva un botto di buche tolte, tutta liscio, perfetto. Però era anche quella più bagnata, perché è quella che è più all'ombra. Ebbene ragazzi, io ho i trail che ci sono, alcuni dei trail che ci sono qua a Verzuolo ve li ho fatti vedere. Quindi ora stacco tutto, mi faccio ancora qualche discesa da solo per cercare di focalizzarmi meglio sulla discesa e migliorare alcune cose. Io spero che questo video vi sia piaciuto, grandissimi ragazzi tra i builder qua della zona che hanno fatto veramente un lavorone pazzesco, veramente fighi questi sentieri. Comunque il killer è tornato ragazzi, anche se ormai la stagione è finita, però è tornato. Quindi quest'inverno ci mettiamo sotto, lavoriamo duro e il prossimo anno spacchiamo i culi. Bene ragazzi, ci vediamo in prossimo video, ciao!